Se avete bisogno di account moddati, account glitchati, aggiunta di soldi o rango all'interno del vostro account per PS4 su GTA 5 online, vi invito ragazzi a contattarmi ad uno dei contatti che troverete in descrizione. Offriamo questo servizio di recovery per i vostri account. Se ragazzi ne avete bisogno, troverete i contatti dove potermi contattare in descrizione. È consigliato contattarmi su Telegram. Io ragazzi non vi rubo altro tempo, vi lascio al video. Buona visione! Ciao Bombers, bentornati su GTA 5. Ecco un fantastico glitch per fare le vostre duplicazioni in solo. Allora, avete visto all'inizio del video la RH8 presente all'interno dell'entrata del Night Club. Questo è il primo requisito. Poi vi servirà il bunker, il centro operativo mobile e all'interno mettete il veicolo da duplicare. Io sto utilizzando un'auto di Benny, la Retro Custom. Se volete fare più soldi, utilizzate le auto dell'arena, preferibilmente la Issy maxata. Se invece volete duplicare le auto di lusso o anche una deluxe, lo potete fare ragazzi, però fate la duplicazione, vendete l'originale, così recuperate i milioni e vi tenete la copia. Se duplicate altre deluxe, raga, o altre auto di lusso, vi darà solo i soldi degli accessori. Quindi per fare tanti milioni duplicate o le auto di Benny o le auto dell'Arena War. Il primo step è quello di prendere il veicolo che volete utilizzare per la duplicazione, uscirlo dal centro operativo mobile e spostarlo leggermente dal posto dove spawna, quindi dal parcheggio. Quindi premete leggermente R2, scendete dal veicolo e uscite dal bunker. Ragazzi, shoppate 2000 V-Bucks col mio codice creatore e mi fate il video mentre shoppate e me lo mandate su Telegram, vi regalo 5 milioni su GTA 5 o un giorno di aimbot per Fortnite su PC. Una volta fuori dal bunker, con qualsiasi veicolo tranne il vostro veicolo personale, potete andare al nightclub. Quindi su questo glitch, ragazzi, è vietato utilizzare il veicolo personale. Io ho provato a fare questo glitch per ben due volte con il glitch del teletrasporto, quello dove si spegne il controller per teletrasportarsi nell'attività vicina a dove vogliamo andare, e il glitch, ragazzi, non mi è funzionato. In pratica, quando poi rientrate nel bunker, l'auto vi scompare. Quindi io non vi consiglio di utilizzare il glitch del teletrasporto, almeno quello col controller. Poi non so quello in mira manuale se funziona, ragazzi. Quindi non utilizzate il glitch del teletrasporto. Magari se avete un buzzer come lo sto utilizzando io, andate al nightclub, appunto, con l'elicottero. Potete utilizzare anche un veicolo del cittadino se non avete tutti questi soldi. Allora, io ho velocizzato la clip. Ovviamente, una volta arrivati al night club, entriamo tramite il garage all'interno, appunto, del night club stesso. Bene, una volta arrivati al night club, entriamo dal garage e come vedete io c'ho nel livello del Night Club la RH8. Ogni auto di questa, ragazzi, è una duplicazione, quindi chi ha le targhe bloccate può utilizzare questo glitch perché prenderà la targa dell'RH8. Quindi la duplicazione con questo glitch è pulita, ragazzi, non avete problemi. Allora andiamo al bancone dove c'è la barista e dobbiamo premere freccetta destra e option insieme. Se avete fatto bene, ragazzi, si aprirà il menu option e il vostro personaggio si muoverà leggermente. Adesso andiamo ad aprire il Criminal Enterprise Starter Pack e lo chiudiamo con cerchio. Chiudiamo il menu, si aprirà il menu della scelta delle bottiglie e noi selezioniamo la bottiglia dello champagne. Quando lei appoggerà la bottiglia sul bancone, doppio tasto R3, quindi due volte R3 rapidamente per indicare. Quindi, come vedete, ragazzi, il mio personaggio ha l'indice che punta, ok ragazzi? Quindi quando la bottiglia tocca il bancone, due volte il tasto R3, levetta analogica destra, ok ragazzi? Semplicissimo. Attendete qualche altro secondo, il personaggio non agiterà la bottiglia, quindi voi a questo punto, ragazzi, iniziate a spammare il tasto X. Come per il vecchio glitch che è stato patchato, la bottiglia passerà in mano
al vostro personaggio. Quindi l'altro step è quello di ritornare nel livello dove c'è la vostra RH8. Entrate nell'autovettura, ragazzi, guardate la targa. Questa targa verrà passata alla vostra auto da duplicare, in questo caso la Retro Custom. Utilizzate, ragazzi, vi ripeto, la Easy, perché con la duplicazione vi darà all'incirca 1.700.000. Io utilizzerò nuovamente il Buzzard per ritornare al bunker. Vi ripeto, non utilizzate il vostro veicolo personale. Un'alternativa è quella di utilizzare il veicolo del cittadino se non avete il Buzzard o altri veicoli del cielo, per esempio altri elicotteri. Una volta entrati al bunker, ragazzi, guardate la targa che cambia, si prende la targa dell'RH8. Quindi a questo punto, ragazzi, entrate nel veicolo e uscite, non lo dovete muovere. L'altro step è quello di entrare all'interno del centro operativo mobile dal rimorchio e uscire dalla motrice. Con questo step vi andate a sbaggare, quindi questo step, ragazzi, è obbligatorio. Una volta che avete fatto quest'ultimo step, prendete la duplicazione e la rientrate all'interno del centro operativo mobile, che in questo caso vi dirà che è pieno. Quindi, ragazzi, questa duplicazione andrà a finire all'interno del livello del nightclub. Quindi, per continuare il glitch, dovete spostare il veicolo del livello del nightclub e metterlo magari nel livello 2, nel livello 3, e scambiarlo con una RH8. Quindi rimettete un'altra RH8 nel livello del nightclub per reiniziare nuovamente il glitch. Raga, vi invito a entrare nel gruppo e canale Telegram e noi ci vediamo al prossimo video. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see.